Ciao ragazzi, allora la Juventus batte la rappresentativa Serie D per 3-1 e si qualifica per i quarti di finale della Viareggio Cup. Sulla partita c'è poco da dire, nel senso che la Juventus è partita subito bene, Kulenovic ha trovato un grandissimo gol, un siluro di destro davvero impressionanti. Poi un'ingenuità della Juve ha permesso alla rappresentativa di trovare il gol dell'1-1 e brava la Juve a trovare il raddoppio con tra l'altro anche un bel gol di Delli Carri prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo una magia di Montaperto ha di fatto chiuso la partita. È stato poi un secondo tempo di amministrazione della Juventus che non rischia più niente e si qualifica. Molto probabilmente sarà derby perché il Torino fino a 2 minuti dalla fine stava vincendo 1-0, quindi penso che alla fine sarà derby. Detto questo, la Juventus è ai quarti del Torino di Viareggio. E qua volevo dire una cosa, volevo dire che la Juventus, nonostante tutti i giocatori fuori per le varie nazionali, per vari infortuni, è ai quarti di finale della Viareggio Cup. L'anno scorso, visto che molti danno la colpa a Mister Dal Canto per quello che sta succedendo alla stagione della primavera, dimenticando il fatto che la primavera è una squadra nuova, una squadra che sta cominciando adesso a tirar fuori, insomma, a tirar fuori qualcosa, ma è una squadra comunque all'inizio. La vittoria di oggi sicuramente manda dal canto, in questo momento se dovesse centrare i playoff si assicurerebbe di essere già meglio del grosso dell'anno scorso, non della gestione grosso, ma del grosso dell'anno scorso. Detto questo, questi quarti di finale sono un bel risultato per Dal Canto, che dimostra di essere un allenatore capace, sta gestendo un gruppo ridotto al lumicino molto bene e adesso sono curioso di vedere il derby perché ho visto dei giocatori interessanti nella Juve. Se dopo Rijeka e dopo Benevento ero veramente convinto che la Juve sarebbe uscita da lì a breve dalla Viareggio Cup, devo essere sincero, questa partita mi dà un pochino più di speranza perché ho visto una gran bella Juve che è riuscita anche ad amministrare. I miei applausi alla rappresentativa delle Serie D vanno tutti gli anni perché è una squadra che è assemblata di anno in anno, non ha un minimo di conoscenze tra di loro. Ognuno gioca in una squadra diversa, quindi vengono alla Viareggio Cup e secondo me fanno sempre delle cose eccezionali e pagano anche questo. Si vede anche, e qua cito, si vede una personalità dei ragazzi che giocano nella rappresentativa Serie D che mi fa pensare che effettivamente le squadre B sarebbero forse il bene migliore per il calcio italiano. Speriamo che questa cosa arrivi a breve, perché vedere la Juve è sicuramente più tecnica, più forte, ma la rappresentativa di Serie D aveva più personalità, questo è sicuro. Un'eventuale sfida a rigori penso che l'avrebbe vinta proprio per una questione di personalità la rappresentativa di Serie B, di Serie D. Poi chiaramente la Juve ha più classe e l'ha fatto vedere. Ricordiamo che rispetto all'inizio del Torneo di Viareggio mancavano anche Del Sole, eccetera, 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 che anche loro si hanno aggiunti alle varie rappresentative under della nazionale italiana. Quindi non so come andrà a finire questo Viareggio a livello di numerico, ma non penso bene, nel senso che la Juve comunque lo sapeva già prima che avrebbe dovuto fare a meno di molti giocatori, ma nonostante questo, ripeto, è ai quarti di finale. E questo insomma, è un risultato eccezionale. Ora vedremo il derby, vedremo sicuramente un derby difficile, ma speriamo che sia bello. E ovviamente lo commenterò. E ricordiamo che in caso di uscita della Juventus dal derby, commenterò comunque una semifinale e la finale, perché comunque amo la Viareggio Cup e quindi non ve ne farò perdere, non vi farò perdere neanche un turno. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi do appuntamento con i prossimi del canale. Ciao!